State chiedendo come mai stanno ritornando tanti video con Togo? Bene, la verità è che è ritornato. Ma non è tutto rose e fiori come penserete voi? No. Infatti, la storia che vi racconteremo oggi vi stupirà. È una verità che non vi abbiamo mai raccontato. E oggi ve la racconto. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Padre Rossito e oggi siamo in compagnia di Pizza attivato, buongiorno a tutti, signori e signori. sì, con un po' di ritardo, ma va bene lo stesso. Ok, oggi di cosa parleremo? Sono qualche problema di linea. Sì, esatto, perché oggi siamo in cambiata su Meet, come abbiamo fatto quasi l'ultima volta con Togo, per questi problemi di coronavirus, ma va bene lo stesso, sapete, ormai non so A se proposito dovete. di Togo, oggi sarà un protagonista del nostro video. Sì, esatto, perché vi starei chiedendo inoltre come mai ci sono tanti video con lui, come mai sta ritornando e che fine hanno fatto magari gli altri, le novità che insomma non vi stiamo dicendo da tanto tempo. Pizza, vuoi dire qualcosa? Inoltre abbiamo anche una nuova arrivata. Io Esatto. intanto direi, diciamo prima la cosa positiva. Ok, ma prima di dire la cosa positiva vi volevo dire di iscrivervi al canale, accendere la campanella per non perdere altri miei video e lasciare like. Ed è pizza, quali sono le novità? Le novità, la prima, diciamo la cosa più bella, così. Allora, votazione è stata fatta rientrare Levi, che ha chiesto a Patata di rientrare dopo aver Che abbandonato un però po' di non si tempo chiamerà più fa. Levi08, ma si chiamerà Ash. Esatto, Ash. Invece quella media, Cosa? quella media, quella intermedia. La notizia intermedia potrebbe essere che Togo è rientrato, perché vi diremo adesso perché è intermedia, perché ha portato un po' tra virgolette di disastro, e il Tantino. disastro è stato che Paperino se n'è andato. Esatto, e questa era la notizia cattiva, penso. È una notizia cattiva, sì. Allora, Allora a questo punto potremmo anche chiudere il video direttamente, ma vogliamo spiegarvi un po' in modo più approfondito. poverino, Paperino. non so se magari sarete felici per il ritorno di Togo o tristi perché andava via Paperino, ma sicuramente forse per voi sarete più felici per il ritorno di Togo, ma per me e Pizza, che siamo sui cari amici, ci dispiace molto, questo è vero. Assolutamente, infatti siamo stati amici con Paperino, noi, io almeno fin dalla materna, poi sarà dalla prima elementare, se non sbaglio, dalla seconda, quand'è? Dalla prima, sì. E Ma quindi stai chiedendo Paperino è un nostro perché è grande andato amico. via, insomma? Perché, signor Pizza? Ma comunque vi starete chiedendo perché è andato via. Perché? Allora, io con Paperino riesco ancora a parlarci, non so tu. Con Paperino ci parlo normalmente, nel senso mando messaggi l'altro giorno, però di rientrare nei DPA non ne vuole sapere. Perché un po' di tempo fa c'è stato un litigio, soprattutto tra me, Togo e Paperino. Io a Paperino schierati da una parte, Togo dall'altra. Poi pensate voi qual è la parte che preferite, insomma, assolutamente non siamo noi a doverlo dire, però insomma Patata mi ha riferito che Togo, insomma, il suo di nascosto insultava con parole non pesanti, ma comunque scherzando sempre, sempre di più, dopo un po' questi scherzi anche per lui penso che diventavano Sì, è realtà. tipo una cosa satirica. A No. ricommentare con l'hashtag Togo il sadico. Esatto, basta che tolgo il sadico, già che ci siamo nei sotto i commenti per commentare. Drammatizzare un po'. Sì, quasi vuol dire che veramente tolgo è quasi un sadico. Ma non lo so, forse lui non se ne accorgeva nemmeno, ma comunque quando Papà ce l'ha detto, noi poverini inizialmente siamo rimasti un po' male e poi
abbiamo insomma abbiamo fronteggiato Togo, gli abbiamo chiesto il motivo e poi a un certo punto, sotto queste pressioni, tra virgolette, Togo ha abbandonato il RPA, vi ricorderete, quando Sì. l'abbiamo in realtà non Totalmente a l'abbiamo caso, non sapeva cacciato, più e che Togo dire, se n'è quindi andato di abbandono. spontanea volontà. Sì. E adesso è rientrato dopo una votazione a favore, c'è Sì. 5 persone a favore Sì, e 3 sì. no, però visto il voto di patata vale doppio, 6 6 punti a e favore e 3 no. Togo è rientrato, forse patata dopo vi mette le immagini, non so. Sì, forse qua vi metterò qualsiasi posto le immagini, ma sì. È andato via. Andato via. Allora, se posso parlare un po' io. Assolutamente. Innanzitutto, quando magari c'era Togo che aveva raccontato tutto all'inizio. Lui è proprio uscito via, così a caso. Non me l'aspettavo, sinceramente. Io pensavo che almeno si scusasse, ecco. Però invece no. Non sapendo più che Un'altra cosa. dire, è uscito via. Da là poi Già. mi ha bloccato su WhatsApp e non so quale altro, penso anche a voi, credo. Da là penso che era finita, ma non nel senso finita nei Sì. DPA. Finita proprio nell'amicizia. Però fortunatamente no, vabbè. Però ho detto, vabbè, sua, ce ne siamo fregati perché comunque sia eravamo arrabbiati dopo tutto quello che aveva fatto, giustamente. Eravamo arrabbiati. Ecco. Anche Sofì aveva Sì, capito e Sofì non si arrabbia mai, eh. già. E quindi sì, all'inizio. Quando è successo tutto questo, pensavo che era finito tutto. Lui non si sentiva proprio bene, invece alla fine l'abbiamo fatto rientrare. Più che altro perché alla fine l'ho accettato e forse sì. Sono una persona troppo buona, forse. Forse sì, ma forse no. Un'altra cosa che dobbiamo dire è che Togo è uscito qualche volta Sì. dai DPA e è sempre Tipo rientrato, tre qualche 3-4 volte. volte. Con questa È tipo uscito e rientrato, 4-5. uscito e rientrato. E quindi questa era la quinta volta. Su di lui c'è stata davvero una roba incredibile. Io sono stato, Risse su diciamo. risse. Non c'è mai stato un momento di pace con lui. Io sono stato, diciamo, doppio deluso, sia da Paperino, che vabbè che ha un carattere così e ha abbandonato, sia però dal rientro di Togo, ma alla fine ci siamo accordati e abbiamo deciso che qualsiasi altra parola negativa nei nostri confronti di qualsiasi Di qualsiasi DPA. membro del TPA, Togo appunto sarebbe uscito, non sarebbe più rientrato. Quindi alla fine non sappiamo più che fare con Paperino. Pizza sta cercando un modo, magari almeno per farci solo video insieme, non proprio rientro, ma non solo un video insieme, ma non Però il so quando problema è che possa riuscire Paperino non è questa uno cosa. youtuber, no? Sì, esatto. Con Paperino non puoi fare collaborazioni, tra virgolette, quindi anche secondo me per Paperino se fa video con te rientra nei DPA, se no proprio non fa video Sì. sta Più fuori, è secondo me questo che può, quello che può pensare. che altro che mi dispiace, cioè 6 mesi passeranno, passeranno, passeranno. Lui ancora non è rientrato soltanto per i motivi che non vuole Togo. Io ho detto sto provando gradualmente, sto provando gradualmente. Che altro per voi magari non sarà niente di che, cioè magari certo una volta spiegato sarete un po' tristi, ma in confronto a noi che c'eravamo tanto amici ci dispiace. Devo dire che è stato un po' triste registrare una puntata che dovrebbe uscire la prossima settimana, se non sbaglio. Più o meno. In realtà sì. Sì. Sì, ci siamo divertiti, spaventati. Sarà lo speciale venerdì 13 dove abbiamo quasi risolto, il mistero si infittisce, siamo riusciti a collegare sia il mistero della casa abbandonata sia quello della piscina e non perdetevi quel video. Sì, ma purtroppo
Paperino. Purtroppo Paperino non c'è potuto essere. Sì, mi dispiace anche perché almeno se farebbe video con noi, ok. Un po', ma... Ma secondo me a quel punto dice faccio video con patata e rientro perché non sono uno youtuber. Sì, insomma, sì, il problema è che magari voi non lo sapete, ma Paperino ha un carattere che difficilmente cambia. Sì, un po' come si dice da noi, via, un po' testardo. Sì. Lui inoltre afferma che non ha fatto niente. Non lo so. Togo, intendi Togo? Sì, intendo Togo. E dice anche, ha detto anche che se Paverino vuole rientrare, lui può anche uscire. Io a quest'ultima cosa personalmente non credo. Alla prima forse non si accorgeva che ti stava insultando mentre parlava con te. Però l'ultima cosa è questa che ha detto, che ci ha detto per, che mi ha detto per ultimo, che Paperino, insomma se Paperino vuole rientrare lui esce. Personalmente non è che ci creda tanto. Non lo so neanch'io, perché dobbiamo guardare anche sul punto di vista che prima è successo quel che è successo, insomma. E quindi potrebbe essere vero come non potrebbe essere vero. Gli abbiamo dato Eh una già, seconda possibilità. gli abbiamo dato una quinta possibilità. Anche una sesta, forse. No, perché il patto è chiaro, a patti chiari amicizia lunga, no? Come dice il proverbio. Non lo so. L'unica cosa è aspettare, aspettare e Aspettiamo e vediamo vedere. Lui non so se mi dirà che il tutte. tempo faccia il suo corso. Lui non so se mi dirà più tutte queste cose, se me le dirà. Quindi non so come faremo a Ma capire ti se lui dico, passeranno veramente. i mesi e secondo me lui si dimenticherà. Ti dico, è un tipo che non scorda facilmente. Anche Paperino, sempre questo. Beh, è che per vero non lo so. Mi dispiace che Paperino è andato via. Tutto qua. Se magari. Poi Paperino magari non faceva tanti video, no, cioè sì, ne È faceva abbastanza, ma non era quel tipo che stava attivo sempre nel Discord, no, cioè il Discord praticamente ce l'ha, ma lo guarda una volta all'anno, tipo. Sì, magari se fosse rimasto, è vero, arrabbiato con Togo, si fosse magari successe altre guerre, però comunque si era nei TPA e quindi si poteva trovare un accordo. Una soluzione. Però è andato via subito. Ha detto Appena sta Togo zitto ed è ha mandato andato. un vocale di vittoria, praticamente Paperino se n'è andato. Allora io che non avevo preso il telefono, a un certo punto l'ho preso, ho visto tutti questi messaggi e ho scoperto, insomma, tutto in un colpo. Inoltre, quel giorno stavamo in chiamata con Sofì, Tommu e Togo. Tom afferma che, insomma, la sua opinione è che anche se lui è andato via perché lui c'è, lui non deve andare via. Cioè, Togo non deve andare via soltanto perché lui non c'è, perché lui è andato via, perché lui è ancora là. Capite, insomma? Chiarissimo. Ok, ve lo spiego in poche parole. Lui, la sua opinione è che Togo non deve andare via perché Paperino è andato via perché lui è rientrato. Certo, ma Togo secondo me non lo farebbe mai. Esatto, Già è esatto. stato fatto rientrare. È troppo attaccato adesso alla sua poltrona, tra virgolette. Io non so che dire. Perché comunque Secondo sia, me, lui sta ritornando, stiamo rifacendo tanti video con lui e a voglia, sì, due nelle ultime 2 settimane. per ora sembrerebbe essere tutto a posto. Forse abbiamo fatto bene andare, chi lo sa. Del resto le persone possono cambiare. Persone possono cambiare. E spero che sia cambiato.
magari dovrebbe alla uscire fine, poverino. se davvero è cambiato, possiamo convincere tutti quanti a far ritornare Paperino e dirgli veramente che è cambiato e che non farà più queste cose? Potrebbe ritornare. Perché comunque sia, forse. Bisognerebbe dargli fiducia. Esatto, forse non è tanto Togo il problema. Sì, è anche lui, ma è anche Paperino. Vede, è che non riescono, sia secondo me anche Togo stesso e anche Paperino, non riescono a mettere da parte la Lise. Io ho fatto un grande sacrificio, però ce l'ho fatta. Ho detto ricominciamo da capo, il patto è questo e non funziona solo nei suoi confronti, anche se io lo dovessi offendere. Io sarei fuori. Il patto è per tutti. Il patto è questo. Ho messo da parte le cose passate e si vedrà il futuro. Paperino invece non ce la fa, secondo Non ce la fa. È vero che se mi capirebbe una cosa anche a me, forse anch'io non ce la farei. Cioè, magari sì, però non come Paperino. insomma, Paperino proprio alla prima cosa ha mollato. Certo, io non sono qua per incolpare nessuno e penso che neanche te. No, io non voglio incolpare nessuno, voglio solamente informarvi dei fatti che succedono e Esatto, voglio solamente perché spiegare perché succedono senza incolpare nessuno. non vi abbiamo mai parlato di queste cose che succedono nei DPA, nel gruppo, perché noi in realtà siamo sempre attivi, anche se escono 2 video a settimana, noi siamo sempre attivi, voi non ci credete, ma è Sempre, davvero sempre, difficile. anche nel Discord adesso sono praticamente i fan che non sono attivi perché io, soprattutto io, Sofì Patata e Togo ci siamo e anche One, via One Player su Sì, e quindi ne console. approfitto per sponsorizzare un po' il Discord, che se volete appunto entrare, ovviamente c'è il link in descrizione, se volete entrare ovviamente non fa mai male, e vi accoglieremo. Quindi, alla fine vi abbiamo un po' raccontato tutto, che Levi08 è ritornata solo con il nome di Ash, e Sì. appunto credo che nel Discord sapranno già di queste elezioni che faremo ogni 2 mesi. Penso, non so se lo sappiate anche voi, ma No, questo no, penso. quello non è importante. Le cose importanti di Togo ve le abbiamo dette, e Facciamo una quindi. cosa, questa cosa ve la diremo solamente se entrate nel Discord. Chi entra Esatto. nel Discord lo saprà. Comunque, direi che questo video possa finire qua. Quindi, Direi anch'io, via. da Pizza Prendo 24 Marco. e me. Cosa? Di cosa vuoi? Ok, No, dico, andatevi a rivedere i video di Patata a Caccia di Misteri perché ci sarà un video collegato, faccio la prossima settimana a questo punto. quindi da pizza e da me è tutto. Vi ricordo di iscrivervi, accendere la campanella per non perdervi altri miei video, lasciare like e se volete commentare, c'è bisogno di niente ovviamente, rispondo a tutti e da patata arrossita e pizza è tutto. Ciao!